avrebbe abusato sessualmente di un minore dopo averlo stordito facendogli bere una bevanda contenente droga e quanto, secondo gli inquirenti, sarebbe accaduto nell'agosto del 2016 nei pressi del campo sportivo di Belpasso nel corso di un turno di guardia alle tende predisposte dal movimento Nuova Pentecoste per pubblicizzare l'attività evangelica e la gravissima accusa mossa ad un pastore della Chiesa Cristiana Evangelica del movimento Nuova Pentecoste di Belpasso, arrestato ieri mattina dai carabinieri di Paternò. L'uomo, C.A., queste le iniziali, 38 anni, non sarebbe stato nuovo a certi comportamenti che si sarebbero verificati anche nel 2015. Con le stesse modalità, infatti, l'indagato avrebbe abusato anche di altri minori. In occasione della perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato il cellulare e il PC del pastore, dal cui esame è emersa la presenza di link e foto di natura pornografica e di un video contenente immagini utili alle indagini. Dei gravi fatti venne a conoscenza lo stesso Movimento Nazionale Nuova Pentecoste, il cui responsabile adottò misure disciplinari a carico dell'indagato, rimuovendolo in via definitiva da qualsiasi incarico e incombenza pastorale per comportamenti incompatibili alle regole di condotta ministeriale e ai principi di vita morale cristiana. Oltre che dei reati di violenza sessuale, con le aggravanti di aver agito con abuso della qualità di ministro di culto, nonché con l'uso di sostanze narcotiche o stupefacenti atte a vincere la resistenza della persona offesa, il 38enne, che è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza, dovrà rispondere anche del reato di possesso di segni distintivi contraffatti, detenendo nella propria abitazione due palette con scritto Ministero della Difesa.